Konnichiwa, cari Giappolovers, benvenuti davanti a voi qui in canale. Sono sempre Giappo Gamer, benvenuti qui. Quest'oggi un nuovo episodio di Yakuza Like a Dragon per continuare questa avventura incredibile per un gioco di ruolo che mi sta veramente piacendo tanto. E allora, cari Giappolovers, siamo giunti esattamente episodio numero 12 della serie. Allora andiamo subito a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Yakuza Like a Dragon. Capitolo 3, cronache dal basso. Mamma mia ragazzi, quanta roba questo Yakuza Like a Dragon. Oddio, ah, però vediamo, ha buttato in mezzo alla spazzatura. Porca miseria, che botto. Mamma mia, guarda che tatuaggione che c'ha. Mamma mia, che sgarro che c'ha. Ti fa male, eh? Dove ti trovi? Mi sa che ti trovi a Yokohama, mi sa. Non vorrei dire, ma probabile. Sono i barboni. ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。 母ちゃんとか神さんとか子供とか誰かは心配してんだろ。俺は迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を、おい、あの男やっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。えなんだよくさ、俺の負けか。 悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかしツリートで塗っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんて仕事やらだ。お前が死の方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。 じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン、それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな、一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああマジかよ、仕方ねえ。ちゃっくら探してくるから待っててくれ。 Mamma mia, che situazione, ragazzi. Porca la miseria. Dove sta? So, ecco, io ho chiesto cosa. Ah, Yokohama, infatti. Guarda la faccia che ha fatto, sbigottito. Yokohama. Nande ore ga Yokohama ni? Sonna no ore wa shiranei. 3 mai kana. Yonaka, mawari ga sawagushii to omottara, nakama ga chimamire no omae san o katsugi konde kitan da yo. Gomi steba ni sterarete da tsutte na. Shinderu ka to omottan da ga, ki o ushinatteru dake datta. Shini kakechai da kedo na. De, anta ga teyate o? うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。
弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだろ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか？分かったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。Sì, Shangri-La è cola. すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ。俺にゃ。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。わかった。Mamma mia, che situazione, poraccio. Gli fa male. Mendocena. Ok, rimane con lui. Ismo mada naotte ne shi, taiyoku mo genkai. Taorete touzen da. Kyou ga ne. Sukoshi yasunde ki. Arigatou. あんたなんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも恩に着るぜ。とはいえまずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番、春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあこういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたはナンバだ。ナンバ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるがちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには
汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。Mamma mia ragazzi, mamma mia. Che roba, che roba, incredibile. Dai, vediamo un po', siamo vicino alla vending machine. Sate. Ya. Dalle parti. Hajimerutte. Beh, comunque Yokohama, però non saprei dirvi la zona esatta. Yoku mitoke. Kore ga ore tachi no kasegi kata da. Vai. Vediamo un po' la Lucky Soda. Che fai? Kasegi kata tte kore ka yo. Kakko ari na. Kakko ii toka warui toka ikirare ne nda yo ore tachi wa. Pride nanka tsutete jibeta hau kakugo ga ne to ikite ikene zo. Kono kanshoku wa 500 yen dama. E? Honto ka? Ah, machigai nai. Kyou wa tsuite ru de. Sare. Ma come caspita ha fatto? No, non direi. Nanda ksa. Già. Nenna kibou motaseru janne yattaku. Ora. Tsugi wa omae ga yaru ban da. Kono fukin ni aru jihanki hitotori mawatte shirabete koi. Ato gomi bako mo na. Kane ni naru mono ga suteraleru kamoshiranai kara yo. Wakatta yo. Cioè fa il barbone praticamente. Omae mo shirabe owatta ra modotte koi. Kono machi wa abunei renchuu ga takusan iru. Amari toude shinai you ni shiro yo. Yana. Shikkari yare yo. Shinji-kun. Novellino. Allora, la cosa non mi fa impazzire, ma non ho altra scelta, controllerò. E vabbè. Che poi così il campo. Il campo sta messo lì, vabbè. Allora, caccia al tesoro. Hai appreso l'abilità caccia al tesoro. Premendo quadrato vicino ai punti di ricerca in città troverai denaro e oggetti. Con un po' di fortuna otterrai anche oggetti rari. Per cui aguzza la vista e trova quel tesoro. Il tuo denaro si trova nel bancomat del combini, mentre i tuoi oggetti si trovano nella cassa oggetti. Racimola un po' di soldi. Allora, vediamo un po'. Consigli per esplorazione. Che figata, moneta fotografica. Vediamo un po', facciamo un po' una foto, va. Va bene, ok, vediamo un po', ma... per chiamare il cellulare come si faceva? Ah, eccolo qua. Smartphone. Vediamo un po'. 34 mail. Poi da foto, Sugidex, non so cosa sia. Chiamare il taxi. DLC? Non so, DLC da scaricare? Pacchetto di assistenza rampante. Costume speciale. Vuoi ricevere il pacchetto di assistenza rampante? Sì. Blocco di legno. Vetro sporco e cuoio duro. Pietra irregolare. Vai gli oggetti. Vai con la taurina. Questa è pure la taurina vera e propria. Ok, vediamo un po'. 34 mei consigli per i negozi. Combo menu. Consigli per l'esplorazione. Caccia al tesoro. Caccia di insetti. Valigette. Casseforti dorate e argentate. Vediamo un po'. Caccia al tesoro. Puoi trovare oggetti in luoghi specifici, per esempio i distributori automatici. Se trovi una zona con un anello luminoso per terra, avvicinatici e premi quadrato. Avvicinati. Vabbè. Caccia gli insetti. A volte dovresti trovare degli insetti sugli alberi. Puoi catturare e vendere i più rari a buon prezzo, ma alcuni potrebbero essere utili nella creazione di armi. Prova a prenderli. Addirittura. Valigette, in città potresti trovare valigette abbandonate contenenti oggetti utili. Aprile con disinvoltura, così come se niente fosse alla luce del sole, e recuperare i contenuti. Casseforti dorate e argentate. In città troverai casseforti dorate e argentate. Ogni casseforte dorata va aperta con una singola chiave dorata, mentre quelle argentate si aprono
tutte con la chiave argentata comune. Solitamente le casseforti dorate contengono oggetti più rari, per cui occhi aperti. Vabbè, quindi qua tocca avere soprattutto gli occhi aperti. Consigli vari, personalità. La personalità di Kasuga è suddivisa in 6 tratti: ardore, autostima, bontà, carisma, come stile. Vabbè, questo l'abbiamo già letto. Consigli di sistema, equipaggiamento, oggetti. Vabbè, ok. Consigli per gli scontri, 21. Porca la miseria. Infatuazione pura, furia. Mamma mia ragazzi, quanta roba, vabbè. Equipaggiamento. Oggetto, ok. Sei già pronto per la maratona. Minuto XR2 per scattare e spostarsi più velocemente, ok. Non ti perderai mai. Scassi oggetti, salva, ok. Akume in combattimento. Furia, infatuazione. Silenziamento, ubriacatezza. Vabbè, qua i giapponesi sa che si ubriacano come non mai, perché gli manca un enzima. Quindi voi basta li mettete con un bicchiere di birra, si ubriacano. Io provo, va proprio in pappa cervella i giapponesi, proprio così. Stati negativi, attacchi combo, oggetti rubati. Ok, abbiamo letto tutto quanto. Bene, qua le foto. Vabbè, foto scattata prima. Bene. Bene così, allora vediamo un po' su dove andare. Ah, eccolo qua, ok. Vediamo un po'. Qua vicino al parcheggio. Caccia tesoro, che hai raccolto? E vai, 5 yen. E che culo. Controllerò un altro distributore automatico. Mi sa tocca cavarseli un po' tutti, eh. Non là magari si paga il coso, si paga il parcheggio, anche no. Vediamo un po' qua per terra che c'è. Vai, raccogli. Sì, 50 yen. Controllerò un altro distributore automatico. Ma famosi un po' tutti, va. Che i vending machine stanno un po' dappertutto. Vediamo un po'. Ecco, a me non mi allontano troppo. Vi pareva. Di qua però si può andare, eh. Vediamo un po'. Oh, trovato infatti. Vai, vai. Caccia a tesoro. Cavolo, qui non c'è niente. No, penso aver ripulito questo posto. Vediamo che altro trovo. Vediamo un po'. E allora, eccoci qui nel menu dei titoli di questo Yakuza Like a Dragon. Allora, anche questo episodio numero 12, cari Giappolovers, termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, vi lasciare in più likes possibile, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo e far conoscere GiappoGamer. In più vi invito anche a seguirmi nei vari social, vedo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, basta scrivere GiappoGamer qui sui social e mi trovate agevolmente. In più vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare anche la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video e episodi sul gaming giapponese e alle volte anche non con uscita quotidiana. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress, che puoi raggiungere al link giappogamer.home.blog, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni vari sui videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. E allora, cari giappolovers, vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto, matane, e ai prossimi episodi.